Bene, oggi l'Enciclopedia dei Samurai desidera parlare di Taekwondo, il secondo sport olimpico dopo il judo, che divenne sport dimostrativo a Tokyo nel 1964. Taekwondo, il nome. A quel tempo, io parlo sempre nel 1976, quando Samurai era nato, non faceva grande spettacolo, non ci mobilitava così tanto. Eppure era già una realtà. Sul numero 7 di Samurai, di quel tempo, 76, il primo articolo sul Taekwondo a cura di Leandro Spadari. Il fautore del Taekwondo in Italia, anzi, i fautori, è la famiglia Park, tre fratelli. Il primo in Sicilia, dottore, lasciò per motivi di qualche fatalità della sua vita. Gli altri due, Park Yong-il, tecnico, e Sun Yai Park, il politico, l'uomo tipico orientale che ha dato un'impronta al Taekwondo italiano e a livello internazionale. No, non era facile parlare di Taekwondo in quel periodo, anche se l'anno successivo, addirittura a Vicenza, Samurai propone una manifestazione karate. E Taekwondo a Vicenza, perché esisteva già una parte importante dell'attività della base americana che si sviluppava sul Taekwondo, sulla Poin Karate o la kickboxing. Addirittura un primo quaderno tecnico dove il maestro Park Yong-il si esibiva in salti fantastici nella parte della Bergamasca lombarda. In quel periodo il Taekwondo fece successo nel nord Italia perché una società, la Master Jeans di Bergamo, lanciò i suoi pantaloni grazie all'immagine volante e spettacolare di Park Chung-hil. I karateka conoscevano il Taekwondo, specialmente perché la pratica della disciplina o l'arte coreana del calcio del pugno si sviluppava nel sud. C'è da ricordare negli anni 66-67 una visita del gruppo dei karateka della vecchia Fesica, con Ennio Falsoni, eccetera, ad una lezione o allenamento del maestro Park a Napoli. E contrariamente a quello che si pensava, il maestro Park chiuse l'argomento che poteva, diciamo, portare a un confronto fisico, invitandoli a praticare assieme. Dimostrazione quanto era ampia la mentalità dei personaggi importanti del mondo del Taekwondo. Bisogna fare un salto di qualche tempo, sia nel passato, dove nasce il Taekwondo. Diciamo che la base storica può essere presa nei tre regni del personaggio Silla, che riunì tre grandi gruppi della Corea. Intorno al 600, dal 600 al 1300 circa, l'unificazione della Corea. La Corea è sempre stata una penisola importante nel mondo del Grande Oriente, perché era sostenuta dalla Cina, era una preda
per il Giappone e fu un complesso di strategie politico-militari che ancora oggi non sono finite. Il Taekwondo però ha agito su un piano diverso, non si è mai preoccupato più di tanto di cosa facevano gli altri, ma cosa voleva fare lui, soprattutto in Italia, sugli High Park, a cui ho avuto un'amicizia fortissima e che la sua dipartita, scomparsa, ha lasciato un vuoto, colmato dall'attuale presidente, già segretario generale Cito, con il quale noi di Samurai teniamo un rapporto, direi quasi privilegiato. Ma non dimentichiamo che la Corea ha prodotto anche delle cose un poco strane che dobbiamo ricordare. Ad esempio, Han. Han è il nome del fiume che passa nella capitale. Ma Han sono dei nomi che fanno storia nel nostro mondo. C'è un primo Han che, nato nel 76, che a Los Angeles affronta Ezio Gamba alle Olimpiadi di Los Angeles e lo supera portandolo a terra. C'è Han, ma c'è anche un altro Han, giocatore di calcio, che militava nel Perugia con 87 partite, che riesce a buttarci fuori dalla Coppa del Mondo per un suo gol. Quindi Han rappresenta un Han dopo Han, quindi è sempre un coreano che ci ha imbarazzato, diciamo così. Questo per dirvi la coerenza sportiva di questo paese. La prima presentazione olimpica come sport dimostrativo del Taekwondo è nel 92 a Barcellona. Ero stato qualche anno prima, mi sembra nel 1978, alla posa della prima pietra dello stadio olimpico che la Corea voleva presentare. Pensate, avevo iniziato nel 78 a pensare alle Olimpiadi e non si sapeva ancora nulla. Nel 92 diventa sport dimostrativo e nel 2000 Sydney diventa sport olimpico. Non vi sto a raccontare le bagarre perché il karate, che era arrivato, si dice, prima in Italia e nel mondo, non riusciva a sbloccare questo traguardo che erano le Olimpiadi. Molto semplice. I coreani sono molto più ingegnosi. Potremmo dire sono gli italiani dell'Oriente, si adattano, hanno fantasie, copiano e la loro storia è piena di fantasia. Quindi era chiaro che a quel momento che abbracciavano la parola sport, al di là del concetto dell'arte marziale, bisognava fare dei sacrifici. E questi sacrifici hanno portato a una grande tecnologia, a una ricerca continua di tecnologia. Quindi non c'erano dubbi che sarebbero arrivati prima, anche perché i dirigenti coreani già coprivano spazi importanti a livello ONU, come segretario generale, a livello internazionale, ma soprattutto a livello delle federazioni sportive. Quindi era chiaro che c'era un divario importante ed era chiaro che il momento in cui il Taekwondo arrivò alle Olimpiadi di Sydney, dove l'Italia solo per mancanza di esperienza non portò a casa una medaglia, ci si aspettava ormai che il Taekwondo continuasse la sua strada, cosa che effettivamente va avanti senza problemi.
Il taekwondo era partito nel 76 parlando delle farfalle, cioè Leandro Spadari, nostro collaboratore, aveva indiziato questa arte marziale nel concetto delle farfalle, questi salti, questa egemonia volante, questa velocità nel combattimento grazie ai calci. Si racconta che uno dei fondatori fosse il generale Choi, a cui la storia è piuttosto strana, prima generale delle forze armate del sud, passa al nord, muore in Canada, crea una sua organizzazione che il Sud Corea non riconosce, ma riconosce il Nord Corea. Quindi è chiaro che questa fatalità storica ha creato non pochi problemi. Vi faccio vedere alcune foto di allora perché sono importanti i salti del maestro Jung-il su Samurai. E bisogna ricordare la partecipazione alla prima Pasquale Budo del Taekwondo. Io ricordo che non conoscevo il maestro Park. Quando il maestro Park arrivò al Paralido con il suo stuolo di atleti del sud, ma anche del Piemonte, eccetera, mi regalò un bellissimo piatto che svanì nella grande Pasqua del Budo. E da lì si creò un'amicizia e un rapporto interessante che nella mia fantasia e nei miei sogni dura ancora. Taekwondo non è più un sogno, è una realtà. Oggi in Italia sono oltre 25.000 praticanti, c'è una forza non comune, addirittura la preolimpica doveva essere fatta nel mese di aprile qui a Milano, si apriva un grande spiraglio di attività nel nord, ma il coronavirus ha giocato un ruolo determinato e indeterminato per bloccare questa attività. È solamente rimandata, come solamente rimandato l'Olimpiade. Ma non è rimandata la velocità mentale, tecnica ed operativa del Taekwondo, e così della sua federazione. Quindi dobbiamo sempre tenere conto che lo sviluppo e l'attività di un'arte come di una federazione sportiva dipende dai propri dirigenti. Quindi sono gli uomini che fanno la tecnica, non la tecnica che fa l'uomo. Così è il concetto della cultura. Noi dobbiamo sempre ricordarci che Samurai non è solamente una pubblicazione che va in edicola, è una pubblicazione che va in una raccolta, in una biblioteca, in una libreria, perché c'è tanto e tanto da scoprire. Oggi è facile parlare di Taekwondo, come di Judo, eccetera, ma non è facile che qualcuno si ricordi chi erano gli Han. Han che ha battuto Ezio Gamba, sì, è vero, a Los Angeles abbiamo cambiato solo la medaglia da oro in argento, però uscire dalla Coppa del Mondo di calcio, noi, no? Che 60 milioni di tecnici di calcio non avremmo mai pensato. Quindi, come noi, anche altri hanno fatto così, i giapponesi che hanno cercato di invadere e di colonizzare la Corea, sì, sono arrivati, hanno avuto giorni di gloria, qualche anno di gloria, ma hanno dovuto abbandonare la penisola coreana. I coreani sono orgogliosi di essere indipendenti e di aver diviso la loro indipendenza da tutti. Certo, c'è ancora una barriera tra il nord e il sud, ma io ritengo che sia teorica, perché gli scambi sono lì, e che tutte e due siano parte integrante del Taekwondo olimpico, nord e sud, e che nord e sud abbiano fatto una grande dimostrazione a Roma, in Vaticano, davanti al Papa, vuole dire che lo sport supera qualsiasi barriera. Quindi, cari amici, cari lettori, una prima grande informazione su Taekwondo. Ci ritorneremo prossimamente, come si dice, su questo schermo, e la prossima volta parleremo del karate e con tutti i problemi che dal suo arrivo in Europa sono nati. Grazie ancora, e soprattutto ricordatevi, il 10 di ogni mese
siamo ancora in edicola dopo 44 anni e bensì 3 mesi. Quindi stiamo diventando grandi, maggiorenni. Grazie e arrivederci.